Perché lo scoiattolo grigio è un problema e che cos'è il progetto You Save Reds? Quello che cerca di fare il progetto You Save Reds, proprio come dice il nome, è puntare alla conservazione dello scoiattolo rosso in Umbria, ma più in generale in tutto il centro Italia e nell'Appennino. L'idea proprio anche nel nome stesso del progetto è che mi sia una partecipazione, un coinvolgimento alla fine di salvare le popolazioni di scoiattolo rosso. Perché è necessario un intervento di questo tipo? Perché, come è stato appunto detto molto bene, lo scoiattolo rosso è attualmente in pericolo a livello locale per la presenza dello scoiattolo grigio. Lo scoiattolo grigio è giustamente una specie alloctona, la possiamo individuare come specie alloctona invasiva, per cui una specie estranea al nostro territorio, al nostro ambiente, che una volta introdotta deliberatamente o più spesso accidentalmente può causare gravi danni a livello degli ecosistemi e compete fortemente con il nostro scoiattolo rosso. In Umbria cosa sta accadendo a questo piccolo animale che è nostro? Lo scoiattolo comune, a differenza di quello che dice un po' il suo nome, è ancora presente ma sta andando in sofferenza in Umbria. Lo scoiattolo rosso fino a pochi anni fa era distribuito in tutta la regione e oggi localmente invece si trova in difficoltà, sta andando in estinzione, questo lo si può ben vedere nell'area di Montemalbe, nell'area intorno a Perugia appunto, che tra l'altro è anche un'area protetta se vogliamo, perché è un sito di importanza comunitaria e non riesce a far fronte a questa espansione dello scoiattolo grigio che come si diceva appunto è più grande. Tecnicamente si dice che subisce l'esclusione competitiva da parte dello scoiattolo grigio, che alla fine non è altro che una competizione per lo spazio e per il cibo. È molto più piccolo dello scoiattolo grigio americano. E si vede anche lo scoiattolo grigio accanto, sì. Cioè, quindi sono stati, è un video di Repubblica.tv, sono stati beccati insieme, quindi già al colpo d'occhio si vede certamente la differenza, sì, tra queste due certamente specie. Sì. Beh, possiamo dire a spanne che lo scoiattolo grigio è il doppio di uno scoiattolo rosso, che poi è anche vero che lo scoiattolo rosso, a differenza del suo nome, non è sempre rosso, ma è uno scoiattolo il cui mantello varia molto, e questo può essere un problema anche nel suo riconoscimento. Cosa succede quando viene catturato uno scoiattolo rosso? Allora, nella cattura di uno scoiattolo rosso intanto si genera un'empatia nei confronti dell'individuo catturato. E poi che cosa si fa? Si studia in sostanza l'animale, si misura, si pesa e si marca. Questo serve ai tecnici del progetto per capire quanti scoiattoli rossi sono ancora presenti e quando nel tempo si ricatturano e dove si ricatturano. Quindi questo è un monitoraggio che è necessario, viene effettuato in tutto il territorio nazionale, Umbria compresa, insomma, immagino. È un'azione ovviamente di progetto, quindi per il momento riguarda esclusivamente l'Umbria e le altre regioni dove la presenza dello scoiattolo grigio sta mettendo a rischio lo scoiattolo rosso. Speriamo si limiti in centro Italia all'Umbria e questo significa che siamo stati bravi nel limitare l'espansione dello scoiattolo grigio. E quali azioni sono previste in questo caso? Per lo scoiattolo grigio? Per lo scoiattolo grigio sono previste azioni di rimozione, purtroppo, però dobbiamo capire che agire in un periodo iniziale fa sì che questo ci consente di salvaguardare più individui possibili, sia della specie autoctona sia della specie alloctona. Che cosa vuol dire eradicazione? Intanto stiamo parlando di un termine tecnico. È una delle due alternative che si hanno a disposizione quando si è in presenza di una specie che comporta conseguenze negative sull'agricoltura, sull'ambiente, per vari motivi. La prima è quella di controllare questa specie, cioè tenerla al di sotto di una certa soglia. Però questo comporta una continuità di interventi e quindi alla lunga un dispendio di mezzi tecnici, economici e alla fine di individui da rimuovere complessivamente superiore. Invece l'eradicazione comporta la rimozione totale in un breve tempo, in un breve periodo di tempo, di tutti gli individui presenti. E questo naturalmente è fondamentale perché sappiamo che lo scoiattolo grigio è un roditore
e si tratta di animali con un potenziale riproduttivo molto elevato, e questo fa sì che se per caso sopravvivesse un piccolo nucleo di questi animali avrebbe poi la possibilità di riprodursi, e quindi il problema non si risolverebbe mai. Quindi l'eradicazione è tecnicamente l'unica via per risolvere un problema ambientale come questo. Quali sono le azioni previste dal progetto? Questo il progetto Life You Save Reds, come tutti i progetti Life, parte da una serie di azioni volte all'acquisizione della consapevolezza, noi la chiamiamo la fase della conoscenza. È la fase in cui, nonostante vi siano chiaramente già delle conoscenze di base disponibili riguardo alla problematica trattata dal progetto, è la fase in cui noi tutti, anche i tecnici, ci fermiamo, raccogliamo nuove informazioni, in particolare sulla situazione locale, su quelle che sono le problematiche proprio dal punto di vista tecnico, per poi passare ad una fase successiva del progetto, che è quella che costituisce il cuore del progetto LIFE e che è data dalle azioni concrete di conservazione. Ovviamente poi tutte queste fasi del progetto sono costantemente monitorate da un set di azioni specifiche. Il cuore del progetto è rappresentato però dalle azioni concrete di conservazione, il cui obiettivo è appunto sempre puntare alla conservazione dello scoiattolo rosso. E quali sono queste azioni nello specifico? Innanzitutto la gestione dello scoiattolo grigio, come spiegava chiaramente Daniele, ma poi abbiamo anche delle azioni specifiche attive volte alla conservazione dello scoiattolo rosso, come possono essere degli interventi di reintroduzione o di restocking, che è un termine tecnico che significa supportare una popolazione animale introducendo nuovi individui a supporto per aumentarne in numero, quindi reintroduzione o restocking di scoiattoli rossi in determinate aree chiave all'interno del contesto di Perugia e dell'Umbria. Perché si arriva ad uccidere alcuni animali per salvaguardarne altri, e ci sono altre soluzioni concrete? Si tratta sicuramente di un punto chiave del progetto. Come abbiamo detto, le azioni che costituiscono il cuore sono sia azioni attive, che appunto sono la reintroduzione e il restocking dello scoiattolo rosso, ma anche altre azioni, quale ad esempio la messa in atto di operazioni di derattizzazione selettiva all'interno del comune di Perugia. Però è chiaro, però questo purtroppo non basta, dobbiamo dire chiaramente che non è sufficiente. Tutti i dati pregressi riferiti ad esempio alle esperienze in Inghilterra di gestione dello scoiattolo rosso ci dicono che senza una fase di eradicazione con eventuale appunto cattura e soppressione eutanasica degli individui, purtroppo non si arriva a risolvere il problema. Questo perché? Perché quello che in termini tecnici si chiama un piano di controllo della specie che deve essere eradicata, deve avere la metodologia che viene attuata in questi casi deve avere soddisfare un requisito particolare, che è quello di permettere che le attività di rimozione avvengano in tempi sufficientemente rapidi per contrastare quella che invece sarebbe la normale crescita di una popolazione in ambiente naturale. In pratica dobbiamo rimuovere gli individui dalla popolazione ad una velocità maggiore di quella in cui i nuovi individui entrano nella popolazione, andando ad aumentare il numero di scoiattoli presenti.